Ale. Spazio eventi on air. Ciò che facciamo in vita. Roma Capitale. Magazines on air. Riecheggia nell'eternità. Roma Capitale. Magazines on air. La voce di chi non ha voce. Ed eccoci qua ancora, ringraziamo ancora Danilo Melandri, Danilo Melandri, Rose Park, io leggo subito, sempre Valentina Serafini, i parchi divertimenti devono riaprire perché sono l'ossigeno per i bambini, grande Oasi Park. Bene, allora noi diamo il benvenuto, secondo appuntamento qui per aprire questa finestra sul territorio alla direttrice responsabile di Roma Capitale Magazine, Manuela Rella, benvenuta. Ciao, buonasera a tutti. Eccoci qua, pronti sul pezzo. Nicolò, subito il motto di oggi per Manu. A noi, come sai, abbiamo ormai questa tradizione. Cominciamo la trasmissione sempre dovendo far completare a chi ci ascolta empaticamente una frase. Io non ho paura. Io non ho paura di ripartire, di ricominciare, di ritornare alla vita che avevo prima. Quindi andiamo avanti senza paura, ricominciamo tutto, ci sono buone prospettive, i dati sono buonissimi, quindi dai, con tanto ottimismo aspettiamo questo 18 maggio che ormai ci siamo e speriamo per tutti di ritornare alla normalità. Quindi non dobbiamo avere paura del futuro, anche se le difficoltà sono tante, gli aiuti sono pochi, però dobbiamo dimostrare ancora una volta di essere un grande popolo, insomma, come l'abbiamo dimostrato in passato. Quindi la mia mancanza di paura è proprio questa, insomma. Allora Manu, eccoci. Allora, per quanto riguarda il territorio, oggi apriremo una finestra dedicata sempre con la rubrica che sta avendo molto molto successo, giusto o ingiusto, per parlare delle problematiche dei bar e ristoranti prossima apertura. Parliamo di questa problematica con te, vai Manu. Sì, ovviamente Roma, ma come il resto d'Italia, insomma, sono città che vivono tantissimo su questo settore, quindi i problemi da affrontare sono tanti, perché come dicevo anche prima gli aiuti che sono arrivati sono inesistenti, per cui parliamo di attività che sono ferme ormai da 2 mesi, attività che muovono comunque un mercato importante e dovrebbero ripartire il 18, insomma finalmente tra questa sera e domani mattina dovrebbero esserci i protocolli definitivi e questo nuovo decreto che chiarisce. Sì, è cascata la linea. Abbiamo perso Manuela Rella, ti troveremo a breve. E stiamo penso parlando che, di questo, che il suo di aspetto positivo verso questo decreto che ci sarà il 18, speriamo che sia di buon auspicio per vedremo tutti. Vedremo cosa succede oggi, questa sera ne sapremo di più, poi daremo poi qualche notizianza anche qui in diretta, vediamo se ci saranno delle novità. E quindi io ne approfitto, sì, Alessandro, salutiamo chi è collegato, certo. Come Carmen Tavella e poi Gianluca Giunchi e poi Edoardo Radaelli e poi Angela Mammoliti e ancora Tina Ruocco. Ecco, questi sono gli ultimi che si sono collegati, mi faceva piacere salutarli perché confermano assolutamente. Il loro affetto per questa trasmissione. Terza pagina, che lo ricordiamo, nasce con un'idea, quella di raccontare quello che facevano un tempo i giornali. Dopo la prima pagina, che era dedicata ovviamente ai temi in primo piano, ogni giornale di quelli che si rispettavano avevano una terza pagina dedicata alla cultura. Parlo al passato perché effettivamente si sono un po' scompaginati i giornali in tal senso e spesso la pagina dedicata alla cultura, allo spettacolo si è trasformata in una pagina quasi gossipara, ed è un peccato perché non abbiamo nulla contro il gossip, però è sempre bene resistere e condividere anche un'esperienza creativa come quella e della noi in cultura. Terza pagina abbiamo aperto 2 rubriche dedicate alla prima pagina. Manu, ci sei? Sì, eccomi. Ok, pronti, allora. Bentornata tra noi. Quindi non so fin dove si è sentito il discorso, però ecco, sì. Appunto stavo dicendo, dovrebbe essere confermata la riapertura dal 18, tra questa sera e domani, insomma, a chiusura di questo famoso decreto che ha cambiato 4 nomi, ma l'importante è che arrivi questo decreto, come si chiamerà, ma la cosa più importante credo che sia la sostanza, perché il settore bar ristoranti ha avuto sicuramente le difficoltà maggiori, perché ricordiamolo, muove anche un numero non indifferente di persone, insomma, tra dipendenti, titolari, ci sono famiglie che vivono soltanto comunque di attività che possono essere un bar o un ristorante,
e stanno veramente in ginocchio, insomma. Le nuove regole per farle ripartire sono sicuramente complesse, ma a monte secondo me c'è sempre il problema che non sono arrivati aiuti sufficienti, perché se tu comunque un'azienda l'aiuti in questi due mesi, l'aiuti anche nel momento della ripartenza con fondi destinati alla sanificazione, a tutta una serie di normative che per carità dovranno essere rispettate, perché la salute viene al primo posto, soprattutto poi in questo settore dove comunque ci può essere maggiore promiscuità, perché ovviamente la tazzina del caffè o la posata o il piatto comunque hanno bisogno di una maggiore disinfestazione sotto tutti i punti di vista, quindi in questo momento lo sarà ancora di più. Se tu un'azienda comunque gli dai degli aiuti e non la costringi invece in questo momento dove sono due mesi che praticamente sono a zero, anzi con le remissioni, perché non ci dimentichiamo che le utenze, le fatture delle utenze sono continuate ad arrivare, c'è il problema degli affitti che verranno scalati soltanto dai crediti d'imposta, quindi non è arrivata una liquidità a queste attività, ma si parla di cose che saranno scalate poi nei prossimi mesi, dalle tasse eccetera. In questo momento, dopo 60 giorni ad un'azienda, impegnarla poi a spendere almeno 1.000 euro, perché di quelle cifre si parla, per poter sanificare, mettere divisori, mettere tutta una serie di strutture che gli possano permettere di poter lavorare, è ovviamente un grosso problema. Io sto parlando questi giorni con tante persone, alcuni li ho intervistati, proprio poco fa parlavo con un ristoratore che lui ad esempio non riapre, aveva tra l'altro aperto e ristrutturato la sua attività da pochissimo, è qui a Roma in zona Eur, e lui mi ha detto chiaramente: io non ce la faccio a ripartire, perché comunque lo gestivo io a carattere familiare e in questo momento io non riesco ad affrontare il discorso pure del delivery eccetera, ma neanche quel tipo di impostazione che è dei tavoli distanziati eccetera. Ho parlato con un barista oggi, dove solitamente vado io, gli ho detto: come sta andando? Mi ha risposto: come va? Vado meglio di niente, pure se faccio pochi caffè al giorno, pochi colazioni al giorno, però un minimo nel cassetto la sera a fine giornata lo trovo. Però la paura appunto è quella di ripartire, in che modo ripartire da certo, anche perché